Bella a tutti voi ragazze e ragazzi, io sono il vostro caro Mastro Ginga e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, come vedete oggi non siamo in un video classico, bensì siamo in un video un po' particolare, è quasi un videoblog, perché praticamente quasi perché non al momento in questo video non vedrete me. Allora, come qualcuno di voi saprà, più altro che mi conosce, questo che ora vedete, l'iPhone 6S, era il mio vecchio telefono. E ora, come potrete vedere, qui nell'angolino è praticamente distrutto, quindi è distrutto proprio lo schermo, quindi era, cioè è diventato inutilizzabile. E quindi che è successo? Sono stato costretto a ritirare un vecchio telefono, questo qui, il Samsung Galaxy Core Prime, per il momento, per finché non riuscisse a recuperare un telefono nuovo, il che è appena avvenuto, anche appena mi è arrivato praticamente ora, sono ritornato a casa e quindi diciamo ancora lo devo accendere, ho solamente inserito la SIM al suo interno. Allora, quindi una cosa che possiamo fare in questo video è quella di configurare il telefono. Quindi partiamo subito con l'accensione. Quindi ovviamente il classico logo della mela, che alla fine sostanzialmente è sempre il 6S, però questa è la versione Plus, quindi sostanzialmente rispetto al mio è più grande, ha lo schermo che invece di essere 4 pollici e 7 è 5 pollici e 5. Ok, ora inserisco la password. Se non mi vedete parlare perché sono concentrato, ok, tanto è praticamente finita. Posto, quindi aspettiamo un secondo che si connetta. Ok, perfetto, connesso. Ok, sta attivando. Non so perché mi dà le 2 di notte, però va bene. Avanti, continuiamo con Touch ID. Quindi ovviamente diciamo ci vuole un pochino. Io ovviamente lo faccio in tutte le zone possibili del dito. Postiamo codice di sblocco, tanto tanto ci sarà tante, tanto copierò tutte le password e tutte le cose. Non per voi, tanto non è che però non si sa mai. Password. Sì, in confronto al telefono comunque stavo notando che mi fa le dita scure. Ora arriva il codice. Accetto tutto. Ok, sta finendo di configurare.
Tanto faremo anche le prime cose di configurazione. Quindi aspettiamo un secondo, sempre quel mio secondo che si sistemi. Ok. Comunque sembra. Quando un ragazzo me l'ha venduto, me l'ha dato, comunque sembra è perfetto come telefono dal punto di vista sia dello schermo della scocca, quindi non ha neanche un graffio. Ok, tanto dopo con calma me lo faccio appena una pulizia, cioè nel senso che dello schermo, tanto per, ma anche se non è che ci sta tutto questo bisogno, poi dopo. No, e Siri la configurerò dopo. Userei quella standard. Sì, quella standard. Ok, perfetto. Sì. Allora, questo classico messaggino. Ah, sì, è vero, sono le configurazioni che farò dopo. Allora, andiamo in App Store. Quindi. Quindi, ovviamente, scaricherò le app di no di base, quindi sicuramente WhatsApp e Facebook, esistono tutti comunque tutti i vari social, quindi riprenderò praticamente immediatamente i contatti con voi, quindi qualunque cosa potete scrivermi sui social. Vi ricordo di seguirmi su tutti i social. Ok, sarà me l'ho installato Facebook pure, anche a Twitter. Infatti dubitavo che fosse preinstallato. E Telegram sicuramente. Ok, tanto ora si installa tutto. Allora, andiamo in WhatsApp comunque almeno di recuperare almeno questa applicazione subito, immediatamente, così perlomeno se ovviamente il telefono decide di aprire l'applicazione, meglio mi sa conviene aspettare un attimo che installa tutto, tanto Instagram e Messenger li ha praticamente installati subito. Facebook è quasi installato. Ok, Facebook sta installando, perfetto. Però calendario la volevo installata. Apple TV, volendo lo potrei togliere. Sì, perfetto, perché più che altro perché
Non. Ok, un momento non me la fa. Ok, perfetto, me l'ha tolta. Perché comunque poi il TV al momento non mi serve. Ok, tutto installato. Quindi ti posso togliere. Quindi vediamo WhatsApp. Se a suo giro mero. Comunque è un bello sfondo. Il 6S Plus c'ha un bello sfondo come di default. Allora, sotto comunque ci stanno tutte le cose, cioè le cose standard utili. Niente, WhatsApp non ha deciso di non faticare. Ah, è vero, perché forse per il backup, perché. Allora, dicevo che probabilmente è problema dell'aggiornamento software. Però io ho la 12.3.1. Allora, non volevo ripristinare, ma fare. Punto. Ah, abbiamo fatto. Ok, perfetto, si ti sei avviato. Ok, me la prende auto inserire il numero di telefono che ovviamente censurerò. Ora arriva il codice. Ok. Ok, perfetto. Sta scaricando tutte le chat. Allora, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando di lasciare un pollice in su, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Ciao a tutti voi.